garante anticorruzione e per la trasparenza nella pubblica amministrazione. È un ulteriore passo verso il rafforzamento della prevenzione al malaffare, un fatto non simbolico ma concreto, con tre altissime personalità: il prefetto Serra, che è stato prefetto di Palermo, di Milano, di Roma, vice capo vicario della polizia, direttore del servizio centrale operativo, il professor Leone, professore ordinario di diritto processuale amministrativo, il dottor Carli della prefettura, che ha fatto accertamenti in materia di camorra e di contrasto alla criminalità organizzata, quindi un ulteriore passo di come la legalità viva ogni giorno di fatti concreti. In carico di una struttura, no? Sì, una struttura, non saranno solo loro tre, ci sarà una struttura amministrativa con personale, poteri, gratuita assolutamente, noi non cacceremo un euro, anche per questo vi ringrazio, ci sarà una struttura operativa, potranno acquisire atti, è molto importante perché quando si parla di corruzione il danno già c'è stato, qui vogliamo prevenire. In modo che i cittadini sempre di più sanno di poter contare una pubblica amministrazione che non è trasparente solo il sindaco o i suoi assessori, ma è trasparente tutta la macchina, sono trasparenti le procedure, penso soprattutto alle gare e contratti, questo si abbinerà con una riforma che tra qualche giorno applicheremo del centro unico degli acquisti, che sarà fondamentale per la trasparenza nelle gare e negli appalti, oltre che per l'efficienza e per la trasparenza, insomma. Sono contento anche perché Napoli è la prima città d'Italia, la prima città d'Italia, voglio dire, che in materia di corruzione ha firmato il protocollo al Ministro dell'Interno e al Ministro della Funzione Pubblica.